con la O, soltanto con la O. Brignani sono due, io voglio essere uno. Ti faccio risparmiare, Brignano, singolare. Brignano con la O, ripeto con la O, non è per far fanatico perché io c'ho un complesso, è solamente voglia di essere me stesso, la somma sono io, tra un gene e un'emozione, umano dedicato e non un clone, perché quello che è stato caro c'è costato. Paga il conto ed è salato. Brignano con la O, insisto con la O, non essere chiunque al desiderio mio, come me stesso, sia solamente io, come me stesso. Mica è il finale. C'è solamente il finale, finale. C'è solamente io. Thank you, ladies and gentlemen. Mai Orchestra! Buonasera, maestri d'orchestra! Benvenuti a voi che siete qui in teatro, ben trovati a voi che siete a casa, pubblico straordinario, veramente qua in questo magnifico teatro, questo pubblico, già siete caldi, si vede, pubblico, beh io veramente con la, noi adesso abbiamo chiuso l'orchestra per avere un po' più di intimità, però con l'orchestra dietro, con la musica dal vivo, qui in questo teatro io, mamma mia, Giorgio, proprio ho il testosterone con la baionetta, ma veramente, che mi sento una rockstar, e le rockstar sono, no? Sono traino di sesso, diciamoci la verità. La rockstar è proprio il pubblico per la rockstar, prova proprio un desiderio corporale, proprio vorrebbe possedere la rockstar, cioè proprio perché sono icone le rockstars di sesso, sesso sfrenato, sprocetato, perché anzi la rockstar simboleggia il sesso, perché sono donne e uomini che si tatuano per esempio addosso il nome della rockstar. È vero, tutti nomi, cognomi, tutti, la città dove abitano, io me volevo tatuare in tutta città di Roma, dico così non mi perdo, però dice poi io abito sulla schiena, dico è difficile andare a guardare, comunque la rockstar è proprio, io mi sento una rockstar, le rockstar, questi palcoscenici sono adatti proprio alla rockstar, dove c'è questo rapporto diretto col pubblico, perché il pubblico, vabbè, nei concerti il pubblico non sta seduto, il pubblico è in piedi e proprio freme, agitato, urla, il pubblico da rockstar urla. Urlano da casa, tu li vedi uscire dal pianerottolo, dannate, al concerto, e arrivano ai concerti infervorati, proprio desiderosi di prendere anche un pezzettino, anche di carne proprio della rockstar, si vede proprio, e fanno file chilometriche, stanno giorni e giorni accampati fuori per prendere i biglietti, 3-4 giorni prima, entrano, dove c'è, poi ci sono le transenne per il pubblico, che il pubblico non deve oltrepassare, proprio i fans scatenati, e la rockstar arriva in ritardo, sempre 2-3 ore in ritardo, magari aspetta fuori, dice madonna, dobbiamo aspettare 3 ore, cioè non si può arrivare in orario, pare brutto, la rockstar dai, pippa un po' di cocaina ma non me va, ma sì, dai, fate un whisketto, un po', un whisketto, una cocaina, un gingerino, poi arrivi che hai perso i freni inibitori e il pubblico ti acclama di più, e loro lo fanno, perché arrivano in scena, si sdraiano, tutti strappati, ciancicati proprio nella faccia, che uno dice, madonna, ma poveri, sono 3 notti che non dorme minimo, invece questi proprio stavano a dormire appoggiati in camerino, e entrano e muovono alle folle, proprio così, e fanno quello che è Jimi Hendrix, pare che all'epoca sua, lui quando suonava, che poi
lui non è che suonava così, perché lui era mancino, così suonava se lo vedevi da dietro, lui da davanti suonava così, no? Beh, lui c'aveva una, tutti sanno che lui aveva una Stratocaster Nova Nova, una chitarra, una Fender Stratocaster. Beh, lui arrivò al concerto 6 giorni dopo, perché aveva fatto un po' più, dice oggi voglio fare un po' più ritardo così mi acclamano di più, e tanto è vero il pubblico è stato cambiato perché al terzo giorno sono morti tutti, l'hanno cambiato, e beh lui è arrivato, una Stratocaster, una Fender Stratocaster, $10,000, nuova nuova, lui ha iniziato il concerto, il pubblico ha acclamato. Appena iniziato il concerto, dopo un minuto, Jimi Hendrix gli è girato il chiccherone, ha preso la chitarra, bam, l'ha spaccata in 1000 pezzi. Tant'è che il pubblico ha fatto, e mo? E lui ha detto, io questa c'avevo, non è che... Finito il concerto, tutti a casa. Jimi Hendrix! Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne, che era diciamo il precursore del heavy metal, beh Ozzy Osbourne iniziò il concerto un giorno di ritardo, quindi abbastanza preciso nell'orario. Lui aveva bevuto un gingerino, era quindi inebriato dalla gola, la folla in delirio, gente urlava. Lui entrò, aveva in scena un pipistrello, nuovo nuovo, nuovo nuovo, vivo vivo, pipistrello vivo vivo. Lui preso dall'impeto della cosa, ha preso il pipistrello, gli ha dato un mozzico in testa, pipistrello morto. E il pubblico dice, io questo c'avevo, non è che... Finito il concerto. E Alice Cooper, precursore invece dell'hard rock, beh Alice Cooper fece proprio quello è proprio il top. Lui toccò il cielo con un dito, perché mentre lui stava a suonare, tutti strappati, pure i musicisti, tutti al pubblico in delirio, tutti sudati, proprio si sentiva, aleggiava nell'aria, e lui a un certo momento, wow, yeah, are you ready? Yeah, when you get the fire, cioè con la frizione a mano, così. Lui stava lì, presa da questo richiamo sessuale della chitarra elettrica, è salita sul palcoscenico una ragazza bella. È salita e Alice Cooper, mentre il pubblico era infervorato, eccitato, l'ha posseduta davanti a tutti, ripetutamente, davanti a tutti. Mo io capisco che voi non siete infervorati, né io sono Alice Cooper, però ci stanno le scale, se qualcuno può salire, io per carità. Per le rock star che cos'è che non si fa? Ma... il pubblico per le rockstar fa veramente follie, perché la rockstar arriva in ritardo col manager, sono 6-7 manager, sono i bodyguards, loro arrivano con la limousine sempre lunga, quella bella limousine lunghe, che la limousine non può essere corta, la limousine lunga, perché quando passa col verde la parte davanti, la parte di dietro già ha preso la multa perché è passata con rosso, quella lunga. Allora arrivano in ritardo, loro arrivano, e in questo teatro proprio è successo questo, che una volta una rockstar, non posso fare i nomi nemmeno i cognomi, arrivò un'oretta di ritardo, quindi era precisa. Arriva un'oretta di ritardo, è il pubblico, specialmente femminile, tutte donne, erano tutte donne, te pazze, si tiravano i capelli, io non ce la faccio più, e qualche giorno mi butto di sotto, e qui dentro a sta casa, io non lo so, fa tutto io, sai le donne quando sono arrabbiate? E questa è arrivata la rockstar, tutti i bodyguards, gay, sai i bodyguards sono, li vedi perché sono gonfi, no? Sono gonfi, grossi, sono grossi, alti, sembrano in due, uno sotto e uno sopra, stanno a cavacece uno sull'altro, li vedi i bodyguards perché li riconosci perché hanno l'auricolare, no? Quello che tu dici, guarda, così giovane già è sordo, porello. Invece no, sono in collegamento fra di loro, once and fine, oh. E loro, li vedi i bodyguards perché stanno... Il bodyguard non ride mai, manco a casa, sta sempre aria di sfida, a te sdruma, quello mo...
a quello lo corco, a quello lo gonfio, a quello lo spezzo, quello sta a pari, a te te cionco, a te te faccio male, a te te riconosco, sempre un po' aria di sfida. Beh, costui arrivò con la limousine lunga lunga e arrivò, fece una strada alternativa perché il percorso alternativo, una ragazza bellissima, appena diciottenne, sfuggita al controllo dei bodyguards, correndo, correndo, è arrivata a ridosso dell'autovettura e si è fermata così. La limousine si è fermata, che il driver ha fatto, la limousine, il driver ha fatto baby, che era un, diciamo, un driver de zona. E questa capirai, era bellissima, una ragazza diciottenne, appena fatti 18 anni, era giovanissima, pelle candida, morbida, con una gonna corta, filo de Scozia, proprio una gonna del vestito così, si è posta nel passaggio dell'autovettura. Poi lei, presa da impeto sessuale, andò verso la parte posteriore, dove proprio sedeva la rockstar. Lei ha cominciato a camminare, 5 minuti a piedi è arrivata nel finestrino di dietro. E tutti impauriti, pure la rockstar impaurita, dice oddio la finanza, invece no. Apre il vetro di dietro, vede questa ragazza bellissima, lei tutta bionda con gli occhi azzurri, lo guarda e gli fa, così gli fa, che io non saprei rifare perché non sono bionda. E allora lui, non sapendo cosa, inebetito, lei davanti a tutti si è sfilata le mutandine di seta, gliel'ha date e gli ha detto tienile, le vengo a riprendere stasera in camera tua d'albergo. Io oggi sono venuto un po' prima con una macchina lunga, una station wagon di mio fratello, con l'impianto a gas, l'ho parcheggiata qui fuori vicino al camioncino dei panini, sono venuto verso le 5, già stavo qua. Mannaggia! Ho aspettato, dico, mo qualcuna ci casca, vedrai te. Ho mangiato un panino nel frattempo, infatti alle 8:15 si è fermata una fan, una mia fan, ma l'ha riconosciuta, capito? Una bella fan, una fannona. È avvenuta vicino, appiccicata addosso al furgoncino dei panini e mi ha fatto... Proprio, io ho detto che c'ho le verdure, cioè, no, così. Si vedeva proprio che voleva la copula e allora si è sfilata le mutande de lana. Me l'ha messa in mano e mi ha detto lunedì, le voglio lavate e stirate. Andiamo. È questo palcoscenico, questo palcoscenico come tutti i palcoscenici sono un po' casa mia, li sento come casa mia, anche se io casa ce l'ho, sono con fissa dimora, sì, a Roma, c'è una bella casa. Comprato piccola, il giusto, ho comprato una bella casa, ho investito sul mattone, bella casa, ho comprato su carta ed è rimasta su carta, è di cartongesso, una bella casa di cartongesso, le pareti sono un po' sottili, si sente tutto quello, ogni parete però abita qualcuno, per cui le chiacchiere sono diverse, no? È bellissima, bellissima, non è tanto grande, anzi un po' piccolina, il numero civico è mio, se apro la porta sto già a casa di un altro, però sistemata bene, che c'ha 4 angoli. Per esempio c'ho l'angolo cottura, io cucino tutto in un angolo, non mi posso spostare se no vado in un altro angolo, perché all'altro angolo per esempio c'è il bagno d'angolo, che è tutta, è tipo una turca d'angolo, che io lì sono tranquillo. Poi all'altro angolo c'è la televisione, 72 pollici, ho preso la televisione dall'altra casa, è un po' grossa, però ho fatto una fessura al muro, la infilo, metà la vedo io e metà la vedono i miei vicini che stanno dall'altra parte. Vediamo 36 pollici per uno praticamente. E poi all'altro angolo c'è l'angolo bar,
perché, anzi, è il bar d'angolo, perché ad angolo, siccome è un piede a terra, c'è l'entrata del bar, tutti passano dietro casa mia, raso raso, e vanno al bar, infatti si sente che bel movimento, gente che va, gente che viene. E poi c'ho la parete attrezzata, siccome il letto matrimoniale non c'entrava, sulla parete ho messo questo letto attrezzato con la cinghia, io arrivo la sera, mi aggancio e dormo così. Il vantaggio è che mi sveglio la mattina già in piedi, senza Dio mi devo alzare, no, già sono pronto. Chiaramente, avendo una casa del genere, c'è il rischio qual è? È che vengano i ladri. Allora un amico mio, Salvatore, che è il mio allarmologo di fiducia, mi ha consigliato di mettere, per esempio, non solo l'allarme volumetrico a raggi infrarossi, ma anche quello a contatto elettronico sulle porte e sulle finestre. Quello c'ha una porta sola e fa da porta a finestra, altre finestre sono murate, perché è cartogesso, non è che c'era spazio per le finestre. Quindi mi ha fatto mettere quello a contatto elettronico, non solo. Ho messo anche un altro allarme, che è per esempio l'allarme che capta la temperatura corporea. È tarato a 36 gradi, quando il ladro entra, suona. Dice, ma se il ladro è a sangue freddo, all'andata, ma al ritorno ha rovistato tutto, è sudato e suona, capito? Non solo. Ho fatto mettere anche un allarme che calcola il peso corporeo, per cui quando il ladro entra suona. Dice, ma se il ladro è secco, all'andata, ma ritorno col televisore 72 pollici, quello suona e scatta subito una telefonata. Parte una telefonata da casa mia alla questura più vicina, che chiama le questure più lontane, che avvisano i carabinieri, che chiamano la finanza, che avvisano la guardia forestale, che con i walkie-talkie chiamano proprio la guardia costiera, che con le motovedette vanno al largo. Quando sono in pieno largo dicono, ma che stiamo a fare qua, e tornano indietro, capito? E dopo un mese la prima guardia giurata viene a casa e dice, ma che è successo con tutto sto casino, che è capitato? E dico, mi hanno rubato. E allora facite o la denuncia contro ignoti. Allora io ho detto a mio amico Salvatore se non conveniva fare subito la denuncia contro ignoti, e lui mi ha detto, no, bisogna prima farsi rubare, è l'iter, se no non vale, perché c'è la legge, e la legge è uguale per tutti, perché c'è proprio una legge, una legge sulla sicurezza, oddio, più che una legge, è un disegno di legge, perché il cittadino è tutelato, che non è mica come una volta sulla sicurezza, che il cittadino aveva le mani legate. E mentre il cittadino aveva le mani legate, i ladri rubavano tutto. No, oggi come oggi, il cittadino ha le mani sciolte. E c'è questo disegno di legge. E fa fare leggi in Parlamento, perché chi non ci viene, chi manda un altro, chi fa il pianista, chi sta con l'amante, chi pippa la cocaina, non ce la fanno a fare le leggi. Mentre uno parla, c'è chi legge e chi disegna. Ecco, questi disegni vengono fatti prima a matita, poi vengono colorati e vengono esposti, e il più bello vince una settimana a Gardaland. Tant'è vero che questo disegno di legge sulla sicurezza ha vinto un viaggio per due persone al Limone sul Garda, mezza pensione, con l'ingresso gratuito. Pensa per quanto. Perché allora, il disegno di legge dice che tu, padrone di casa, se trovi in casa un ladro che ruba, perché se non ruba lo trovi in casa, dici, lei che fa? Vedevo la televisione. Stia con comodo per caricare, scusi se l'ho disturbata, faccio piano piano, stia quanto vuole. Ma se il ladro ruba, cioè che tu lo prendi in fragranza di reato, che il ladro è fragrante, che lo senti che è scrocchiarello, allora è un altro paio di maniche. Allora lì per legge tu lo puoi guardare brutto, per legge. E se lui ti spara 25 colpi e non ti prende, allora tu a livello verbale gli puoi dire le peggio cose, per legge. E se lui si offende perché magari tu hai preso di petto la madre e la sorella e ti spara la seconda sventagliata, che per legge non può superare i 30 colpi minuto, allora tu al 30° colpo lo schivi e ti puoi difendere, puoi prendere la tua pistola, che deve essere denunciata, smontata e riposta in loco sicuro. Allora tu al ladro gli dici, mo tocca a me. È vero, eh? Ah,
La legge non guarda in faccia a nessuno. Allora tu, agitato, scendi tutte le scale, vai in cantina, non riesci a ricordare la combinazione della cassaforte. Fai un respiro. Una volta che te le ricordi, apri la cassaforte, monti la pistola, che deve essere giocattolo con la punta rossa, perché lui la deve vedere che la tua non funziona, che è tutta fosforescente con l'acqua dentro. E tu in quel caso puoi sparare un colpo in aria con la bocca. Boom! E lui non ti può neanche denunciare. Pensa a che livello è arrivata la legge. Certo che tu, come padrone di casa, non è che puoi abusare, non è che puoi fare un abuso di legittima difesa, perché tu devi difenderti tanto quanto è stata l'accusa. E se uno ti dice le parolacce, tu gli dici le parolacce, e se ti spara, tu gli spari. Se non riesci a spararti, è la colpa tua, mica la sua. Ti devi organizzare. C'è l'abuso di legittima difesa, perché un amico mio, per esempio, che faceva il coso, lui era padrone d'appartamento, era proprietario di appartamento e ha subito un furto in appartamento. Se l'appartamento non ce l'avesse avuto, il furto non lo subiva. Era abbastanza chiaro. Lui ha subito il furto in appartamento, è venuto da me tutto arrabbiato. Ah, hai visto? Ho subito il furto in appartamento. E te ce lo credo, c'è l'appartamento. Dice, che devo fare? Cambia casa. È vero, hai ragione, mi comprerò una villa. No! Perché esistono i furti in villa? Dice, allora che faccio? Comprati una baracca, non si è mai sentito furto in baracca. Lui testardo dice, no, mi comprerò una villa. E quello è reato, perché è istigazione al furto. Tu ce lo sai, te la compri, la colpa è la tua. Oh, capoccione, l'hanno arrestato, gli hanno dato 3 anni, è uscito con l'indulto, e poi ha fatto il rogito e si è comprato la villa e ci è andato ad abitare. Ma dico io, ma santo ragazzo, lo sai che è così? Comprala, ma non andarci ad abitare, no? Lasciala vuota, senza porte e senza finestre, così come se entra, se esce, niente testardo, ha messo i divani, i termosifoni, le inferriate, i quadri, l'argenteria e ci è andata ad abitare. E i ladri sono arrivati, è naturale, perché i ladri quando promettono una cosa poi la mantengono. Chiaramente non erano ladri italiani, erano ladri stranieri, perché di ladri italiani non ci sono più, che si sono fatti tutti eleggere. Allora... Allora, i sindacati confederati, CGL, CISL, qui, qua, si sono organizzati, sono andati nei paesi stranieri e hanno detto ai ladri, perché non venite a lavorare in Italia 36 ore lavorative col TFR e lo scivolo? E quelli hanno detto, se c'è lo scivolo veniamo, ci divertiamo tanto. E sono venuti. Chiaramente, essendo stranieri, non erano di madrelingua, perché la lingua non la conoscevano, la madre era lontana, erano spaesati. E questi sono entrati col Kalashnikov nella villa di questo mio amico, un po' spaesati, e hanno intimato, questo mio amico che non conosce le lingue perché è ignorante, la legge non ammette ignoranza, secondo reato. Il primo era istigazione al furto, secondo reato, al terzo reato scatta la galera. Meno male che i ladri erano padri di famiglia, gli hanno nastrato la bocca, l'hanno incaprettato, gli hanno detto zitto, zitto, non te compromette coi sindacati, cannamo in galera tutti. E l'hanno nastrato con tutto il nastro, poi il rotolo del nastro gli è finito, tant'è che gli era rimasta una gamba libera. L'hanno preso e l'hanno messo in un angolo e hanno iniziato a rubare, perché erano nello svolgimento delle loro funzioni. Oh, questo mio amico capoccione dall'angolo li guardava brutto, che i ladri per carità hanno rubato, ma con un'angoscia nel cuore, come dire, Madonna santa, però non si può fare una cosa con l'occhio del padrone sempre sul collo. Tant'è che appena hanno finito di svaligiare, hanno svenduto la refurtiva, sono andati i sindacati e gli hanno fatto l'avvertenza. E il mio amico è stato denunciato a piede libero, perché era l'unica cosa che si muoveva, è stato denunciato per abuso di sguardo. Non lo so io. Perché tu, padrone, puoi guardare brutto una persona, sì, ma non con due occhi così tutta la sera. Che facciamo? Quando poi i ladri torneranno al paese loro, che pensano? Che noi italiani quando ci rubano guardiamo brutto? Oh, non è bello, no? E certo che è meglio prevenire, no? Che curare. Tant'è vero che io a questa casa mia non solo ci ho messo gli allarmi, ho cambiato anche la porta. Ho cambiato la porta blindata, ho messo una corazzata, bella porta, di una ditta russa, Potionchi si chiama.
l'ho presa su internet, che c'ha una lamiera 10 decimi davanti e 20 decimi di dietro, perché di dietro è meglio un po' più, è proprio un detto russo, è meglio un po' di più corazzare, perché non si sa mai con i tempi che corrono. E io l'ho messa, ho cambiato anche i perni dove infilare, perché io c'avevo una casa a cartongesso, non si attaccava, allora ho dovuto mettere dei speroni, si agganciavano ai tralicci della corrente lì vicino, ho fatto un bel lavoro e adesso sono in piena sicurezza. Chiaramente, anche ci stavo, ho cambiato anche la serratura, perché io c'avevo una serratura Cisa, quella a quattro mandate, e ogni mandata il chiavistello avanzava di 20 centimetri, alla quarta mandata il chiavistello mandava a chiudere anche la porta del mio vicino, l'architetto, il quale dice: ma che fa, mi chiude pure a me, adesso devo uscire. Allora ho chiamato subito il fabbro ferraio e ho fatto levare subito quella serratura e l'ho sostituita con una serratura antiscasso sopra, un antitrapano sotto e al centro una serratura a riconoscimento digitale. Pensa, riconosce le impronte digitali, perché c'è un microchip all'interno che dialoga con un microchip all'esterno e in questo dialogo ti riconosco. E dice: sì, è lui, fallo entrare. Si apre la porta e tu entri, per dire. Però faccio così, tra, e entro. Madonna, tante volte sono costretto a dormire sul pianerottolo, perché non mi riconosce. Io arrivo magari tardi, tra, non mi riconosce. Faccio così, non mi riconosce. La colpa è anche un po' mia, perché siccome a me piacciono molto i supplì e le crocchette di patate, con le dita unte d'olio non mi riconosce. Riconosce la pizzeria dove l'ho prese, ma a me non mi riconosce, che è strana sta cosa. Ci vediamo fra un minuto. Certo, il nome, il proprio nome scritto io l'ho messo per ricordarmi, non tanto per fare il fanatico, per ricordarmi chi sono, perché tante volte anch'io mi dimentico veramente chi io sia, in quanto è più facile ricordare i nomi, anzi i nomi, ma è difficile ricordare i numeri. Numeri, noi se dovessimo perdere il nostro telefonino, anche il numero di tuo padre, non lo tua madre, il numero di casa, purtroppo noi siamo destinati a essere un numero. Fra un po' cambieranno le carte d'identità e noi saremo soltanto non un nome, un cognome, come te metti de nome, come fa tuo padre de cognome, saremo un codice a barre. Noi siamo i numeri che ci ricordiamo. Non è facile ricordare, perché AB, CAB, CIN, PIL, partita IVA, codice d'avviamento postale, numero civico, numero dell'IMS, EMPALS, INFS, TITS, CHECS. Allora tu dici: beh, io per sicurezza li metto tutti nel telefonino e li metto in piena sicurezza perché c'ha il PIN. Bene, te scordi il PIN e non sei più nessuno. Tu magari uscendo vuoi accendere il telefonino, esci, vai, sbatti la capoccia sulle scale e hai magari una leggera amnesia, aia, oddio, e esci dal portone, ti si chiude e non ti ricordi più chi sei, non puoi manco fare una telefonata a casa, dice, non puoi telefonare, chi sei? Ti ricordi soltanto che dovevi comprare, che ne so, una lavatrice, ma non sai dove andare a prendere i soldi, perché non ti ricordi nemmeno il numero del banco, ma non ti ricordi niente, non ti ricordi. Dice, però, cioè, beh, vedo la banca, cioè, ecco la banca, ma entro in banca, mi riconosce, entra in banca, entra. A parte che è difficile proprio entrare in banca fisicamente, perché loro tendenzialmente in banca non gli vogliono, non ti vogliono, gli dai fastidio. Loro vorrebbero che tu facessi tutti i movimenti interbancari traslati col tuo computer. Ma uno dice: ma io la soddisfazione non apprendo, non te vanno fa entrare, è fatto in modo che non devi entrare. C'è la camera iperbarica che tu entri, ti si chiude dietro, tu dici: ecco lì, adesso esce il gas e faccio la fine del socio, vuoi vedere? Si prega depositare, gente, metallici appositi contenitori? Aprite, sono della banca, sono un cliente. Ah, si prega depositare, gente, metallici appositi contenitori? No, metallica è la chiave della macchina, non è un taglierino. Si prega depositare, gente, metallici, è la chiave della macchina, non è il taglierino. Si prega depositare, mamma mia. Allora, prendi la chiave della macchina, vai in apposito contenitore, apri l'apposito contenitore, metti la chiave, chiudi a chiave, prendi l'altra chiave. Si prega depositare, oggetti mentali, è la chiave vostra questa qua, non è la mia. Si prega depositare, è la chiave, c'è pure scritto il nome della banca, è la chiave vostra. Si prega depositare, oggetti mentali, e lì, dall'acquario, sottovuoto spinto, dietro un lembo
della Gazzetta dello Sport esce il metronotte che assonnato ti guarda, non è a chiave, è metallo, è a tinta, deve levare la cinta. Non mi posso levare la cinta, devo aprire, se me levo la cinta, me cascano i cazzoni. Fa un po' come te pare, richiude l'emme e tu ma va a morire. Apri l'apposito contenitore, lavi la cinta, rodi la cinta, metti la cinta, chiudi a chiave, a Reggi Carsone, lo sapevo io che mi cascava. Si prega a depositare, gente, non c'è più niente, non c'è. Quello riabbassa il lembo e ponte, deve levare il ponte. Ma non mi posso levare il ponte, così senza anestesia da sveglio. Non c'ho manco le tenaglie, anche in quella situazione drammatica. Il metronotte più cattivo si intenerisce, spinge il bottone e ti apre la banca dall'altra parte. Tu entri, ah, la banca, quell'arietta fresca da banca, meno 21 gradi Celsius. Che tu dici, madonna mia, scusi, senta, si può abbassare un po' l'aria, meno 39? No, abbassare in senso alzare. Che, e tu ti metti in fila e chiedi magari, senta, sì, un attimo che... Senta, scusi, no, siccome io... Sì, sì, un attimo che ci siamo fusi da poco. Sì, però io... Senta, scusi, senta, che cosa vuole? Che, senta, no, cortesemente, io devo fare un prelievo. Ma ha chiesto prima? Lei, prima è lei, sono entrata adesso. Ma ha avvertito qualcuno? Che deve avvertire? Ho preso il numeretto. Signore, quanto deve prelevare? Quanto? 1.000 euro. Allora 1.000 euro devi aspettare. Vada, attenda in sala d'aspetto. E tu nel frattempo leggi. La banca è come casa tua, la banca è casa tua, la banca si fida di te, sei tu che te fidi da banca. Dabbè, la banca è come casa mia, mo mi metto il pigiama, le ciabatte e mi metto in sala d'aspetto, poi ti aspetto un'ora, ti aspetto due, la terza ora ti aspetto più, al che in pigiama vai dal tesoriere, il tesoriere fa parlare col cassiere, il cassiere fa parlare con l'impiegato, l'impiegato ti porta dal vice direttore, il quale ti porta dal direttore. E il direttore in una stanza tipo ufficio, per terra tipo parquet, e la scrivania tipo radica, il direttore tipo becile, si vede da subito. Prego, venga, 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 entri. Metti un attimo che... Pronto? Si segga, si segga, si segga. Pronto? Sì, facciamo, va bene, un Frankenstein. Facciamo un Breaking First, Greg Chess. Ok, freeze. See you later, once fine, once fine, ciao fra. Mi dica, cosa... Si segue, signor Brignano. Signor Brignani, no, con la O. Signor Colao, no, Brignano, con la O. Signor Brignani Colao, si segue. Prenda una caramella, no, guardi, volentieri, ma... mi si attacca al ponte. Se la mangia dopo, se mi si attacca adesso, mi si attacca pure dopo. Vabbè. Non dica che poi in banca noi non diamo la caramella, eh? Allora, signor Brignani, allora mi dica, signor Brignani, cosa la porta qui, eh? Cosa la porta? La porta? La porta non si poteva entrare perché io sono stato... Cioè, però sono entrato... No, dico... No, il motivo, perché è qui? Ah, i soldi. Porta dei soldi? No, sono venuto a prendere i soldi. Una rapina? No, che rapina? Sono venuto a prendere i soldi in modo classico. A strozzo? No, che strozzo? Sono venuto a fare un prelievo a conto... Cioè? Sono venuto... Cioè, io dove mi servivano i soldi. E perché? Ma ho sbattuto la capoccia stamattina a lavatrice, cioè? Mia moglie vuole una lavatrice nuova. E quanto dovrebbe prendere? 1.000 euro, 1.000 euro. Ma perché, signor Brignani, con la O? Ma non può lavare a mano sua moglie? Che ne so, mi ha detto via lavatrice, sono venuto a prendere la... Ma signor Brignani, come si rende conto? Ma lei deve avvertire prima di un prelievo. Lei dovrebbe fare una raccomandata, telefonare, con ricevuta di ritorno, e al ritorno se ne parla. Adesso è all'andata, perché dobbiamo... Ma io non lo sapevo, noi... Ma no, signor Brignani, con la O, mi perdoni. Ma quelli sono i soldi miei, soldi suoi, con calma, soldi suoi. Lei ci dà i suoi soldi, ma perché ci dà i suoi soldi, signor Brignani, con la O? Non lo so, come non lo sa?
Lei ci dà i suoi soldi, signor Brignani con la O, perché noi dobbiamo custodire i suoi soldi pensando che questi siano i nostri. E noi pensiamo che i suoi soldi siano i nostri, anzi quelli sono proprio i nostri. E se quelli sono i soldi nostri, poi venire a prendere i soldi nostri così. E poi 1.000 euro. E beh, ma come 1.000 euro? E che non al primo che gli diamo 1.000 euro? E che sei, ma a banca? Ma perché non siete a banca? Banca, banca, se va presto di banca, caro Brignani. Ma quelli, signor Ditto, quelli sono i soldi, con calma, I soldi suoi. Allora, mi dica l'abbi. Non me lo ricordo. Il cab. No, adesso non ci penso. Abi cab? Cin. Non lo so. Mi dica il Liban. Ah, ma ricordo, no? Ho sbattuto la capoccia, non me lo ricordo. Come, allora come la riconosciamo? Ma lei mi riconosce? Io sì, ma il computer non lo riconosce. E io lo dico a lei, so io, sono cliente di... Signor Brignani, non è così semplice, Con calma, Perché deve prendere i suoi soldi? Prenda i nostri. Cioè? Perché deve intaccare il capitale? Ha uno spread di un 4.1. su un Nasdaq da un Jones al punto 6 su base annua, è chiaro che sul movimento interbancario lei ci perde. Lei tenere i soldi sul conto corrente ci perde. E quanto perdo? Ci perde, lasci fare, non intacchi il capitale a scalare sul 2.4 a 0% in base al costo del denaro, perché il denaro ha un costo. E quanto costa? Costa. Ma perché voi qui 1.000 euro quanti fate? Lasci fare. Noi abbiamo dei prodotti, abbiamo fatto questa joint venture, abbiamo fatto una fusione. Prima eravamo la Deutsche Finds Corporation Trust Economy, adesso abbiamo fatto questa joint venture, questo marketing, un franchising, un matching con Jack Finds WorkSense, fatto questo chicken, e adesso noi ci siamo fusi nella Jim Sears Corporation Twice Frikes Beige Paris Flies Chess. Poi si vede, no? Siamo fusi. Voglio dire, si vede, no? Lei si guarda intorno, si accorgerà che siamo fusi. Eppure io non è che stamattina ho dato una capocciata, però io devo comprare la lavatrice. Ancora costa la lavatrice. Madonna, per due panni, la lavatrice. Sti lussi. Ah, ma io... con calma, signor Brignani. Non facciamo sentire le altre persone. C'è la legge sulla privacy, signor Brignani. Con calma. Su. Tasso fisso, tasso variabile. Che? Il tasso, come lo vuole? Io volevo 1.000. Se uno prende una joint venture, noi facciamo un servizio al cliente, non indifferente, un servizio di cui il cliente poi non se ne accorge nemmeno. Noi a lei facciamo il servizio e lei nemmeno se ne accorge. Capisce? Tasso fisso, tasso variabile. Non lo so, variabile anche per cambiare, noi avevo lo stesso tasso. Benissimo. Allora avrà uno spread 4.1 su uno swap. Lei ha lo swap? C'ha un SUV. Esatto, allora uno swap su un SUV in 4.6 da me a te, UE, Ponte Ponente e Ponte P, tappetta Perugia, noi chiameremo la sede di Perugia, ci faremo dare un tiles, un fatto interesse a tasso fisso, che è un variabile, e al tasso al Nasdaq, che è il Dow Jones. Se il Nasdaq scende è chiaro che il Dow Jones sale, cioè è una legge di mercato, signor Brignani, da Nasdaq scende, Dow Jones sale, tipo vola Gigino, torna Gigetto, esattamente, è proprio una legge di mercato. Allora, signor Brignani, è chiaro che è tutto in base al costo del denaro, ma al tasso attivo e a quello passivo. Lei vuole essere attivo o passivo? Attivo, attivo. E allora, se vuole essere attivo, è chiaro, deve dare delle traslazioni a un referente all'interbancario. È chiaro che in base al Dow Jones che sale, lei così capisce? Adesso sta a venire da vomitare, però... Allora, signor Brignani, allora lei viene qui e mi fa capire che non vede il sole 24 ore.
Ma io dopo 5 minuti già fanno male l'occhio. Ma no, signor Brignani, ma no. Lei non può avere credito, lei deve avere debito. Lei il debito lo deve far fruttare. Più debito ha, meglio è. Lei deve accumulare il debito. Quanto debito può accumulare? Beh, adesso gli devo dare 700 euro a mio cognato per scale. Poi mia moglie in questo mi aiuta, però 2000 euro è poco. Lei dovrebbe accumulare 6-7 trilioni di euro e avere credito. Credito dalla banca che avendo, capisce? No, adesso, allora, attenzione, allora, questo è il mercato, d'accordo? Chiameremo capitale, va bene? Questo è il suo capitale e questo è il tasso attivo e tasso passivo. Attenzione, tasso attivo, tasso passivo, capitale, capitale, no? Capitale, tasso attivo, sempre il tasso attivo, tasso passivo. Attenzione, la mano è più veloce dell'occhio. Attenzione, tasso passivo, tasso attivo. Attenzione, signor Brignani. Attenzione, tasso attivo, tasso passivo. Questo è capitale, attenzione per non intaccare il capitale. Attenzione, la mano è più veloce dell'occhio. Eccolo qua, attenzione, tasso attivo, tasso passivo. Dove sta il tasso passivo? Mannaggia che è così. Glielo rifaccio, attenzione, però stia attento. Eh sì, perché un attimo. Attenzione, ho sbattuto la capoccia stamattina un po'. Attenzione, tasso attivo, la mano è più veloce dell'occhio. Attenzione, signor Brignani. Attenzione, attenzione, tasso attivo e tasso passivo. Ecco il tasso passivo, dove sto capitale? Qua, deve puntare 10 euro. Ma io ero venuto per prenderne 1000, mo. E vabbè, allora, qua, sono qua perché sono sicuro che qua. Ecco, ha sbagliato, signor Brignani, con la O. Vede quanto è facile perdere i soldi, signor Brignani. Con la O. Lei deve accumulare del debito, che io non chiamerei debito, attenzione. Io chiamerei bond. Lei conosce bond? Come? Bond, James Bond, ma no, spiritoso, ma no, lei deve accumulare un debito e far sì di poter giocare sui mercati con un'OPA. Lei gioca all'OPA? Da ragazzino, il gioco dell'OPA, giocavo a piastra barattolo, però adesso, no, signor Brignani, non andiamo bene, signor Brignani, allora, non lo so io, signor Brignani, lei viene qui, pretende da noi avere i soldi e ha un tasso di interesse agevolato, un 4 per 1000, signor Brignani, non è, io sono un direttore di banca, a Brignani, ammolla una cinquina, a Brignani, e non è possibile, mica è casa sua. Io facevo lo strozzino, prima si guadagnava poco, ho aperto una banca per conto mio, ma mica davvero, davvero, a Brignani. Io bruciavo, ma chi ha capocciato? A Brignani, eh? Allora ci sono degli interessi interbancari che devono essere rispettati, signor Brignani. Non lo sapevo, non si arrabbi. E non si arrabbi, eh? Le diamo 1000 euro, ma lei mi dica, in base a quanti movimenti fa, il tasso di interesse è cambiato? Chi? Lei quanti movimenti fa? Ho capito. In banca quanti movimenti fa? Tipo stamattina. E io sono entrato col dito, ho fatto così, poi sono andato a cambiare. 20, sono pochi, deve fare almeno 200 movimenti. Eh sì, mo entro nella banca e il ballo di San Vito. Signor Brignani, i suoi soldi non valgono niente. Ma come niente, direttore? Io credevo che almeno con i soldi non si potesse certo comprare la felicità, ma almeno una lavatrice. Ma va! Ci vediamo fra qualche minuto.